I consigli dei nostri telespettatori per migliorare la nostra città ci portano ancora una volta a Sassonia, dove, oltre all'erosione che ha colpito la spiaggia dopo le ultime mareggiate, ad aver bisogno di manutenzione sembra essere anche la zona del passeggio. Il futuro in questa città è tutti gli anni quando si avvicina l'estate, quindi l'arrivo dei turisti, la riapertura delle concessioni balneari, e tra l'altro le concessioni balneari fanno un grande lavoro e questo dovrebbe essere in qualche modo appoggiato dall'amministrazione comunale, che dovrebbe collaborare e rendere accettabile, guardabile e bello questo lungomare. Noi vediamo erba alta, vediamo giardini in stato di abbandono, non c'è un fiore, c'è un pavimento che è tutto rovinato, è tutto rotto. Piccoli interventi di manutenzione e un tocco di colore, magari affidandosi anche ai giovani, che sicuramente riuscirebbero a rendere ancora più bella la nostra spiaggia e più interessante per le nuove generazioni di turisti che la animeranno. A Marotta c'è un'associazione che si è resa disponibile a sistemare il lungomare, a rendere accettabile, vivibile quella zona in questo periodo. Potrebbe essere una proposta per Fano. Abbiamo visto il lavoro che stanno facendo i nostri giovani lungo la passeggiata dell'Isippo giù al porto, no? Potremmo mettere nelle mani di questi giovani, no? Il nostro lungomare. I giovani hanno molto estro, hanno molte iniziative e sicuramente potrebbero rendere questa zona bella da vedere e sicuramente riproponibile anche da parte del turismo.